Eccoci qua, buon pomeriggio ragazze, benvenute nel Micesso, eccoci qua, sono tornata da Badia e come promesso, ogni promessa è un debito, com'è che si dice, altro video. Allora, ho fatto un tutorial veloce così da tutti i giorni e visto che in questo periodo si sta usando tanto i colori, il marrone e il dorato e l'argentato e pitipi e pitipa, io siccome sono fuori della norma ho fatto sui viola, ho fatto sul rosa, no, oggi volevo usare un pochino lo stregato perché mi sono messa giacchina rosa, insomma viola così e poi mi sono messa la collanina di Glam Couture e quindi giustamente ho fatto un tutorial su questi colorini qui. Ora c'ho gli occhi un po' lacrimosi, o lo sapete, dovrei comprarmi un eyeliner di quelli waterproof, resistente all'acqua. Avete qualche consiglio da darmi, qualche cosa di buono che non mi faccia lacrimare ancora di più gli occhi? Oggi liscia, visto? Mi sono fatta la doccia, poi mi sono messa... Allora, avevo preso tempo fa dei cosini, come si chiamano, in gel da mettere sotto le occhiaie per riposare. Quando c'hai un incontro galante, quando devi fare un colloquio di lavoro, magari sei stanca dalla sera prima, hai una cena importante, ok. Allora ho preso queste, diciamo, queste, non so nemmeno come definirle, sono cosine di gel che si mettono qua finché dura, fanno verdura. Si tengono su una mezz'oretta e devo dire davvero che funziona. Ecco, io queste le ho trovate su eBay, però si possono trovare in qualsiasi profumeria o chi è che vende cose per il trucco, per il make up, ecco, penso che si trovano un po' dappertutto. Allora, molte ragazze me l'hanno chiesto perché avevo messo la foto su Instagram dicendo tu l'hai presa, io l'ho presa su eBay, ecco, andate a vedere gocce di, come si chiamano, gocce in gel e ti viene fuori tutto, ci sono disvariati i prezzi, io queste qui l'ho presa dalla... ora non mi ricordo che marca era, cioè sempre in Italia, però no, dal Regno Unito, scusate, l'ho presa ecco in Inghilterra e non costano tanto, 2-3 euro le comprate, ecco, si adoperano un paio di volte finché si asciuga dei trigel e poi dopo vanno buttate, ecco, e comunque hanno un ottimo, davvero un ottimo rimpolpamento, diciamo così, per quelle che hanno un pochino, sono un pochino più grandi i celli come me, ecco. D'accordo ragazze, io vi saluto, vi lascio al tutorial, spero che vi sia piaciuto, in questi giorni ci abbiamo da fare qualche video, io farò delle foto per chi mi segue su Facebook, delle foto con Leo vestito, cioè addobbato a Natale, bellino e mitopolino, niente di che il cappellino o io o lui, ora vediamo un po', e dovete votarlo perché si vince, non so, dei prodotti per gli animali, quindi mi farebbe piacere se magari vi scrivete, cioè mi date l'amicizia su Facebook e me lo votate, o anche dalla pagina della strega se volete la mia amicizia su Facebook, mi fa piacere, ecco, tanto. Va bene ragazze, via, vi lascio nell'info box il come si dice, il link della foto da votare, se mi fate sta cortesia ve ne sarei davvero grate. Ciao belli, alla prossima. Eccomi qua Gioia, iniziamo subito a lavorare su questi occhi perché fanno un po' ribrezzo, vicinini. Sono un po', diciamo, particolarmente vesti. Allora, ho messo sotto l'occhiaio, ho messo questo gel, eccolo qua. Mi sono trovata benissimo, ho visto che va a rimpolpare queste piccole rughette. Proprio, ah, soddisfatta. Poi ecco qua la foto. Che ne dite? Allora mettiamoci subito al lavoro. Leo, ciao. C'è anche Leo. Ma ciao le tate. Ciao tate. Mi sono vegliato io. E
risvegliato, amore? Avevi fatto tanti annini e ora ti ha risvegliato? Ce la famo dopo la foto per l'Animal Mania col vestitino di Natale? Ce la famo dopo bella! Per concorso, si fa il concorso, io e Leo! Col vestitino di Natale! Madonna, che importanza, vedete? Ti sposto la stufa, vuole che andiamo a giocare? Giù. Ovvio, iniziamo subito a lavorare. Allora, ho messo già la cremina, in questo momento sto usando questa cremina qua. Ve l'ho fatta vedere nel video tag, è un campioncino che andrò sicuramente ad acquistare da acqua e sapone perché è una crema contorno occhi e mi sono trovata davvero molto bene, ma tantissimo, proprio rinfresca, sistema per benino tutto il contorno occhi, specie per chi è un pochino più grandicella come me, insomma, ecco ragazze, ora per le ragazzine non ci avrete bisogno, però per una persona come me un pochino più grandicella diciamo che bisogno ce n'è, Allora vado a mettere il mio siero di Chico. Sono un po' raffreddata oggi, tiro su col naso come i bambini dell'asilo. Infatti, soffiati il naso, Beth. Ecco qua. Olè. Contorno occhi e cremina e siero misto, lascia una pelle così morbida. Allora ragazze, vado a mettermi una mollettina perché mi dà un po' fastidio questa frangia, insomma, ecco. Metto qua così almeno, ok. Allora vado a mettere il mio fondotinta di Kiko, questo qua medium. C'ho gli occhi un pochino pesti, per cui lo vado a passare anche nel contorno occhi, ragazze. Avevo passato delle nottate un po' insonni e quindi è normalissimo che insomma l'occhio ne vada a risentire. Comunque correggo il tutto con il correttore, il copriocchiaie, come dico io, della Kiko. Vado a prendere questa cifra della Deb con pennelloni e vado a opacizzare le zone dove c'è il fondotinta, anche se è un fondotinta che non è che sia molto lucido. Allora, adesso vado a fare un po' di contouring. Vado a prendere la mia base primer per gli occhi di Kiko. Allora vado a prendere una matita bianca e faccio la base nella palpebra mobile. Ok. Allora vado a prendere un ombretto bianco. Qui si è spento tutto. Allora, ombrettino bianco su tutta la palpebra. Ok. Allora vado a prendere questo pigmento di Kiko e lo passo su tutta la palpebra, sul resto della palpebra. Ecco qua. Sempre con il mio ombretto bianco di Kiko. Questo è il numero 169, voi sapete che io uso solo questo. Vado a sfumarlo nella parte superiore della palpebra. Allora, con un ombretto viola scuro vado a passarlo qua, proprio nella piega dell'occhio. Vado a prendere questo ombretto di Hollister in matita e lo passo sotto. Matita nera.
Allora, eyeliner. Sulle labbra vado a mettere questo rossetto di Avon che è Lilac Shimmer. Ecco qua ragazze, questo è il trucco finito, spero che vi piaccia. Ciao belle, alla prossima!